Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Mi stavo dirigendo da Lady Masako e la mia curiosità mi ha condotto in questa zona. E guardate un po' cosa abbiamo trovato. Una sorgente termale, ragazzi. La prima sorgente termale. E questa dovrebbe, in teoria. Aumentare la nostra salute massima. A proposito, ci spogliamo. Ok, vabbè, no, ci sta, giusto. Rifletti su mio padre. Ricorderò sempre il giorno in cui fu ucciso. Avrei potuto salvare mio padre se solo fossi stato più grande, più forte. Se non avessi avuto così tanta paura. La salute massima è aumentata, perfetto. Ok. Quindi, totalmente a caso, in realtà. Totalmente a caso. Che poi tra l'altro io volevo andare qui. In questo luogo non ho ancora scoperto. Santuario della Vetta Dorata. Ma tipo sta là sopra? Allora, ho visto che da qui è possibile salire. O no? Attento, signore, questa via è pericolosa. Pericolosa per un samurai, ma non per una sacerdotessa. Cosa fai qui? Il mio dovere. Mi occupo dei santuari. Finita la guerra, i portali Tori indicheranno il cammino. Così la gente troverà i santuari Shinto e pregherà per la protezione dei kami. Ora ci servirebbe quella protezione. Sì. Ma le strade sono troppo insidiose. Provai a visitare il santuario vicino. Ho rischiato di morire. Forse io posso raggiungerlo. Da ragazzo mi arrampicavo su ogni albero e dirupo. Se ci arrivate tutto intero, pregate per la nostra isola e prendete un amuleto Aomamori. Indossatelo. Cambierà il vostro destino. E forse il destino del nostro paese. Grazie. Ma proviamoci. Seguite i portali Tori. Vi condurranno ai santuari della nostra isola e agli amuleti Aomamori che si trovano lì. Proviamoci, ragazzi. Allora. E fin qui ci siamo. Poi. Qui c'è un pertugio. Qua. Riusciamo a passare? Sì. Ok. Piano, piano.
Ok. Là però proviamo. Ai, attenzione. Proviamo a passare da qui. Qua si sale, abbiamo sempre qualche problema nella scalata, ragazzi, eh. Infatti non, cioè non va. Che magari si deve riposare o sono io che sbaglio, però cioè, attenzione! Sei pazzo! Piglia il fiore. Ok. Beh, siamo arrivati. Spero che sia servito a qualcosa. Beh sì, amuletto di Amaterasu. Vediamo questo amuletto. L'uccisione dei nemici ripristina una quantità di salute moderata. Equipaggiamolo. Poi gli altri. Quando la salute è pari o inferiore al 50%, riduzione dei danni subiti. Il ripristino della. Allora, amuletto della fermezza 1. Noi abbiamo amuletto dell'efficienza. Mettiamo amuleto della fermezza. Ci può stare. Ah, possiamo tornare direttamente all'ingresso. Meno male, perché stavo già facendo il viaggio rapido, ragazzi. Ottimo. Quindi adesso io direi di fare un bel viaggio rapido. Comunque andare da Lady Masako. Così continuiamo la sua quest e poi facciamo altro. Allora, Lady Masako. Sta qui. Lord Sakai. Arrivo un attimo, Lady Masako. La moglie del traditore ti ha detto dove si nasconde? Quando glielo chiedo, lei piange e distoglie lo sguardo. Puoi biasimarla? Dopo un po', sì. Forse un giovane samurai potrebbe ammaliarla. È di là. Aspetta qui. Il marito. Beh sì, praticamente ragazzi, Lady Masako è l'unica sopravvissuta del suo clan, della sua tribù, ed è stata massacrata dalla sua stessa gente. Non sono stati i mongoli. Stiamo indagando sui responsabili, stiamo cercando di raggiungere i veri responsabili di questo massacro, che non hanno risparmiato nemmeno i bambini, nemmeno i neonati. Quindi... Signore. Ma dobbiamo trovare il marito di questa qui. Lady Masako vuole uccidermi. Glielo leggo negli occhi.
Non le lascerò farti del male. Ma tu mi devi aiutare. Vi ho già detto tutto quello che so! Hachi consegna i messaggi per tuo marito. Vuol dire che si incontrano. È solo questione di tempo prima che Masako trovi entrambi. No! Voi dovete salvarlo! Posso salvarlo solo se lo trovo prima di lei. Tu conosci tuo marito. Dove si nasconderebbe? Fatemi pensare. È importante, Hina. Tuo marito ha ucciso degli innocenti. Ritornerò. Beh, però qui non stiamo facendo progressi, ragazzi, Masako. Sta pensando al possibile nascondiglio del marito. Cosa le hai offerto? Facciamo due passi. Andiamo dove non ci può sentire. Le ho detto che avrei cercato di salvare suo marito. Sai bene che lo ucciderò. Dovevo pure ottenere la sua fiducia. Hai mentito. Le ho detto che ci avrei provato. E lo farò. Cosa le dirai quando non ci riuscirai, Jin? Che non potevi perdonare i suoi crimini e che io non potevo ostacolare la tua giustizia. Beh. Ovunque guardo, vedo la notte in cui la mia effettivamente ci sta, Avevi una famiglia prima di sposare Lord Adachi. Perché non torni da loro? Mio fratello maggiore morì anni fa. E mia sorella. I sicari l'hanno massacrata. L'ho riconosciuta solo dalla sua fascia dorata. Non volevo farti ricordare quel giorno. È un tormento continuo. Mi manca la musica. Come? I miei nipoti starebbero qui a suonare canzoni con me. Per festeggiare la nuova stagione. Non ascolterò più la loro musica. Attenzione, premi Y per suonare il tuo flauto. È un cimelio di famiglia e un dono da parte della tua defunta madre. Un tempo ti disse che la sua musica aveva il potere di modificare il meteo. Grazie. Lasciami stare! No! Torniamo alla casa. Che succede? Oh merda, l'ho uccisa. Ina. Ci serve l'assassino. Ora. Cerchiamo in giro. Minchia. Ci devono essere tracce. Cioè, noi lì a suonare il flauto e questa qui viene ammazzata malamente. Sarà stato il marito o qualcuno che il marito ha soldato? Non credo che arrivi a tanto. Perché hanno ucciso Hina? Per evitare che trovassimo Sadao. Sapevano che era con noi. È un lungo viaggio dal Taglialegna qui. Tanta gente. Per evitare che parlasse. L'avevi previsto. L'hai usata come esca. Speravo di attirare suo marito. E ora una donna innocente è morta. L'hanno uccisa quei traditori, non noi. Anche grazie al tuo aiuto. Allora, le tracce... Una serie di impronte. Proseguono per di qua. Chiunque sia l'assassino è da solo. Ora che Hina è morta, ci serve vivo. Mm.
vinci. Mi affronterà per primo. Durante il confronto alcuni nemici proveranno a ingannarti con una finta. E vabbè, aiuto. Minchia. Sottocco Yassin! Perdo sangue. Ci ha provato a fare la finta, ragazzi. Ma è andata malissimo. Ferite profonde. Non voglio morire così. Perdo sangue. Aiuto. È brava. No, tu no. Hachi, il fratello di Sadao. Perché hai ucciso Hina? Volevo liberarla, ma non collaborava. Voleva salvare. Cioè, ma come? Voleva liberarla e l'ha uccisa. Mi invocava urlando. Non volevo. Dov'è tuo fratello? L'ho deluso. Ma non lo tradirò. No! Che è morto. Non puoi morire. Cioè, è morto. Dimmi così, dove di stento. Si trova. È morto. Hina è morta invano. Hermano di traditori, proprio come la mia famiglia. Non rinuncerò a cercarli. Consegnava messaggi per suo fratello. Forse ne ha uno. Allora, vediamo se ha qualcosa. Cosa hai trovato? Mappa delle provviste macchiata di sangue. Una mappa appartenente a Aki, il fratello di Sadao. Il capovillaggio della fattoria Kuta. Mostra le rotte di approvvigionamento battute da Aki. O Aki. Una mappa di rifornimenti. Consegnava cibo ai campi profughi. Forse Sadao si nasconde in un campo. Trova quello più vicino e parla con il responsabile. Potrebbe decifrare la mappa. Tu cosa farai? Seppellirò Hina. Glielo devo. Ti raggiungo al campo quando finisco. Va bene. Un punto tecnico, ok. Amuleto della duplice distruzione 1. Ok. Il traditore. C'è qualcosa qua. Grille canterini. Ne hai uno di 20. Allora, i racconti di Masako sono 9, ne abbiamo fatto 4 per il momento, mentre di lui, di Sensei, anche di lui sono 9, ragazzi, quindi... Beh, continuiamo questa di Masako, ragazzi, che vi devo dire. Possiamo fare il viaggio rapido qua, o qua, non so quale ci convenga di più, magari qua, dai. Se riusciamo a farle tutti in questo episodio, non sarebbe affatto male. È solo che potrebbe... Non sono lunghe le missioni, devo dire la verità, ragazzi, però... Sei un bravo cavallo. Ce ne mancano ancora un po' da fare. Ehi!
la finta l'ha fatta. La finta, ragazzi, l'ha fatta. Madonna. Che cavolo è? Cosa stavano trasportando? Ah, provviste. Lady Masako sta qui. Masako ha detto di trovare il responsabile del campo. Forse può leggere la mappa che aveva il fratello del traditore. Ho visto cavalli in fuga da Komoda. Tra criniere in fiamme e nitriti. Lord Sakai, sono lieto di rivedervi. Junshin, dovevo aspettarmi di trovarti qui. Come posso servirvi, signore? Conosci bene queste terre? Ho allestito io questi campi. Questa mappa ti dice niente? La diamo ai nostri conducenti per le consegne di cibo. Indicano i campi, così non ci perdiamo nessuno. Quello è sangue. Vedi qualcosa che non sia uno dei tuoi campi? Gira voce che la nostra gente si stia uccidendo ad Ariake. I traditori perseguitano gli innocenti. Hanno ucciso donne e bambini del clan Adachi. Aiutami a fare giustizia. La mappa indica il faro di Ariake. Là non abbiamo campi. Ma si dice che ora l'abbiano occupato i banditi. Non sono banditi, ma peggio. Lady Masako è qui. Credo voglia parlare con voi. Sì, la vedo. Cosa è successo? Lady. Cosa hai scoperto? Beh. Il capo del villaggio di Kuta potrebbe essere al faro. Il clan Adachi lo costruì per Ariake. Un traditore senza pudore. Sadao ha una scorta che lo protegge. È impossibile che non ci scoprano. Bene. Voglio che il traditore abbia il tempo di temere per la sua sorte. Andiamo. Il traditore. Perché Sadao ti ha tradita? Lo accusai di furto di riso. Lucrava sulla fame della nostra gente. Credi che sia la causa della penuria di riso acuta? Non ho prove. Ma la situazione era davvero disastrosa. E sapevo che nascondeva qualcosa. I malvagi sanno celare bene. Guardie fuori. Il vigliacco si nasconde in cima. Sadao! Avrò la tua testa! Non strillare però, cazzo. Chi mi affronterà per primo? Quella spada. Anche lui fa la finta. Sì. Morto. Guardatelo, ci provo. E là. Non so che la forma dell'acqua è più efficace, però adesso...
andiamo così, giù, giù, giù. Ah, per la forma dell'acqua, così. Contatto, merda. Aspettate, ammazziamo l'arciere di... di sto cazzo qua. Occhio, oh, occhio. Cioè, Masako nel frattempo proprio se l'è data, eh. Non mi ha aiutato minimamente. Hai ucciso Hina e mio fratello! Sono morti per causa tua! Dovevi morire con la tua famiglia! Avrei voluto! No! Maledetto! Hai ucciso Sadao! Masako. Era complice della morte di chi amavo. Ho capito, ma sei troppo avventata. Di questo passo non riusciremo a raggiungere... Cioè... quelli... responsabili, i veri responsabili di tutto questo massacro. Mi lanciai in una battaglia senza speranze. Era... più semplice. Come fai a sopravvivere? Mi ricordo delle persone da difendere e dei morti da vendicare. Ora che Sadao è morto, i responsabili sapranno che sono ancora viva. Ecco. E sulle loro tracce faranno un passo falso. Quindi sarà più facile individuarli, dici? Anche tu. Può essere. Ci sei dentro ormai. Sì. Troveremo gli altri traditori sulla lista, ma prima salveremo mio zio. Se avrai bisogno di me, sarò alla fattoria di Kaneda. Allora, tocca vedere anche se le successive missioni di questa quest saranno subito disponibili, ragazzi, perché altrimenti... passiamo oltre e facciamo altro. Amuleto della ferocia, vabbè, stiamo ottenendo amuletti come se non ci fosse un domani. Premio del guerriero, tinta per armatura di clan. E infatti, ragazzi, non è disponibile ora la prossima missione di Lady Masako. Potremmo andare a scoprire questo luogo di interesse, che non è distante. Qui c'è il villaggio, ok. Tana della Volpe. Oh,
Ragazzi, sblocchiamo un altro slot amuleti, Attenzione. Possiamo con questo altarino che adesso troviamo della volpe, potremo sbloccare un altro slot amuleti. Vabbè, ma dai, aia. Eccessivo. Perfetto. È sbloccato un nuovo spazio per gli amuleti. Bene. Che non è affatto male, ragazzi. Infatti adesso andiamo subito a equipaggiare un altro amuletto. Qua. Gli attacchi hanno un 5% di probabilità di infliggere danni doppi. Beh, direi di equipaggiare questo. E va bene così. Ora. Allora, stiamo sempre nella stessa zona. C'è molta strada da fare per raggiungere questi due obiettivi. Ci vorrà un bel po', ragazzi, ci vorrà un bel po'. E stavo pensando di andare da Sensei Ishikawa. Ok. Vabbè, però forse ci fermiamo qui con questo episodio. Non voglio fare video troppo lunghi di Ghost of Tsushima, ragazzi, anche perché me lo voglio giocare con molta, molta, molta calma. Non voglio mettermi fretta. Tra l'altro qui c'è un punto di interesse. Poi lo andremo a vedere anche qua. Quindi magari al prossimo facciamo un po' di missioni. Andiamo un po' avanti con la quest di Sensei Ishikawa e sblocchiamo qualche punto di interesse qui in zona che ci siamo lasciati indietro. Ci può stare, ci può stare. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.